spoglio dell'appartenenza all'avvocatura e dell'accoglienza dei giovani. È un'iniziativa ideata dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, dal suo vulcanico presidente, il presidente Francesco Greco dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. È una con molto piacere perché è stata, secondo me... Sì, oggi è una grande festa. Noi abbiamo pensato che occorre far ritornare negli avvocati l'orgoglio di essere avvocati. E l'abbiamo fatto pensando ai nostri giovani che vogliamo accogliere con questa nostra cerimonia. Abbiamo convocato tutti i nostri giovani, che sono quasi 1300, che si presenteranno agli esami prossimamente per diventare avvocati. Vogliamo loro trasmettere i principi fondamentali dell'avvocatura. Noi siamo convinti, e lo diciamo sempre, che si deve essere avvocati, non si deve fare l'avvocato. La differenza è importantissima e sostanziale. Riteniamo che l'avvocato sia un soggetto che ogni giorno, con la sua attività, perpetua la democrazia e riafferma la libertà. Noi attraverso la nostra attività tuteliamo i diritti dei nostri assistiti, tuteliamo i diritti dei cittadini, affermiamo i principi di uguaglianza, di libertà, delle libertà fondamentali, i diritti dell'uomo, il diritto di tutti quanti a vivere una vita vera, una vita serena. Ci piace dire che l'avvocatura è figlia della democrazia, perché dove non vi è democrazia non vi è tutela dei diritti, nei regimi totalitari non vi sono gli avvocati. L'avvocatura è figlia della democrazia e madre della libertà, perché grazie alla nostra attività quotidiana si riaffermano i principi fondamentali di libertà. E questo oggi vogliamo trasmetterlo ai nostri giovani, che vivono una vita professionale difficilissima. Quando noi, meno giovani, abbiamo iniziato la nostra professione, io 30 anni fa, sapevo bene qual era il percorso da compiere per affermarmi, per farmi una mia attività professionale, per farmi uno studio, per farmi conoscere. Oggi per i giovani è difficilissimo perché la società civile è cambiata, i tempi sono cambiati, le norme sono cambiate e i giovani non sanno quale futuro li aspetta. E per questo abbiamo voluto organizzare questa cerimonia, per dire: siate orgogliosi della nostra professione, puntate sulla preparazione, sulla correttezza deontologica, sull'aggiornamento costante, così soltanto l'avvocatura potrà tornare ad essere un riferimento per la società. Sarà la saggezza e la competenza del Presidente Mattarella a trovare insieme con le parti politiche una soluzione. Non mi pronuncio sul merito proprio perché come autorità indipendente non ho partecipato, restando indipendente dalla politica. Tutte le parti assumeranno appunto un comportamento responsabile nell'interesse del Paese e poi però sarà la politica a dover decidere. Grazie però all'autorevole e saggio intervento del Presidente della Repubblica, cui spetta per Costituzione l'avviare la soluzione delle crisi di governo. È stata, e credo che sia sotto questo profilo, un fatto molto importante, cioè gli italiani apprezzano la partecipazione politica e dibattono di temi che riguardano l'intera comunità nazionale.